tutti, Dante Prima Cinema. Vediamo il trailer dei Pirati dei Caraibi oltre i confini del mare. A dopo con le news di oggi. Jack, have you ever seen with your own eyes the fountain of youth? I'm sorry, could you repeat the question, please? We know you're in possession of a map. You could guide an expedition. I could use a ship. What has become of my beloved Pearl? Taken. Blackbeard. If the Riggan had come to life, our own ship turned against us. Captain, I wish to report a mutiny. I can name fingers and point names. Perfect. The fountain. Is that where Jack beheaded? It is not the destination so much as the journey. The fountain of youth. What does it require? A mermaid, Jack. We've fallen behind. We need one mermaid. You're killing her. I'm a bad man. Again! Fight to the bitter end! Hardly appropriate for a first mate. Was I the first? It has begun! We're part of the plan, yes? No. Have you been there? Does this face look like it's been to the Fountain of Youth? Depends on the light. Quarto capitolo della saga disneyana, I Pirati dei Caraibi, oltre i confini del mare, uscirà in Italia il 18 maggio 2011 in 3D. Molte novità rispetto agli episodi precedenti. Il regista Rob Marshall sostituisce Gore Verbinski, mentre Orlando Bloom e Keira Knightley hanno lasciato il posto alla spagnola Penelope Cruz. Johnny Depp interpreterà, come sempre, il pirata Jack Sparrow, alla disperata ricerca della fontana dell'eterna giovinezza. Pete Doherty, il frontman della band inglese Baby Shambles, celebre per la sua turbolenta storia con la modella Kate Moss, si dà al cinema. Costretto a vivere in Francia a causa di numerosi problemi con la legge britannica, Pitt ha accettato di interpretare il poeta e drammaturgo francese Alfred de Musset in un film in costume al fianco di Charlotte Gainsbourg. E per oggi è tutto, arrivederci, Dante Prima Cinema.